Cominciamo col dire che lui si chiama Massimo ed è titolare di un bar di Bastia Umbra, uno dei tanti luoghi dove si è provato l'esperimento che ha coinvolto il pianeta. È il Broomstick Challenge, in sintesi una sorta di magia fisica dovuta ad una presunta ragione di allineamento terrestre. Le scope restavano in piedi da sole. La dinamica però è sempre la stessa e comincia tutto con un falso. Su TikTok e poi sugli altri social a catena comincia a circolare un messaggio in cui si avverte che la NASA avrebbe comunicato che il 10 febbraio le scope di tutta l'America sarebbero rimaste in equilibrio in piedi. Un esperimento da provare perché a causa della rotazione terrestre le condizioni ottimali si sarebbero verificate soltanto tra 3.500 anni. Scopo a te, a proposito, proviamo, vediamo, magia, questa è una scopa magica. Ma chi sono io? Sono un fenomeno. In realtà è una bufala mondiale e colossale. Una bufala ben orchestrata per convincere navigatori digitali e frequentatori di social a provare e invadere la rete con le foto delle loro cucine e delle loro scope. La sfida è arrivata in Italia con un paio di settimane di ritardo e dunque per noi il giorno dell'allineamento terrestre sarebbe stato il 26 o il 27 di febbraio. La notizia è arrivata anche nelle scuole e ha tratto in inganno non solo ragazzi, ma anche alcuni professori che hanno tentato l'esperimento. Le ragioni della NASA. Se siete tra questi, sappiate che la NASA ha dovuto smentire con tanto di video di ufficialità di essere stata all'origine della notizia delle scope. Broomstick Challenge sui social e ha spiegato che le scope di solito stanno in piedi da sole. È appunto una questione di fisica. Ma succede tutti i giorni dell'anno. Dobbiamo fare pulizia della Broomstick Challenge, ha scritto la NASA su Twitter, con foto di una scopa in piedi. Provateci oggi, dopodomani e anche dopodomani. Funzionerà ogni volta, è solo fisica. Ah, queste che vedete in fondo sono le immagini della scopa messa in piedi magicamente dalla nostra collega Morena Zingales. Non è assolutamente vero che la Terra è inclinata in una determinata maniera, motivo per cui la mia scopa sta in piedi. Semplicemente ha un baricentro talmente basso che è facile che stia in equilibrio. Baricentro basso cosa vuol dire? Vuol dire che la massa della mia scopa è concentrata nella parte bassa. E questo è vero, cioè, lo sanno tutti, no? Cioè, questa parte qui pesa molto di più rispetto al manico, no?